Salve nostro Re, obbediente al Padre, sei stato condotto alla croce come agnello mansueto al macello. Lode e gloria a te, Signore, lode e gloria a te, Signore, lode e gloria a te, mio Dio. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo, mentre era a messa con i suoi discepoli, Gesù fu profondamente turbato e dichiarò: in verità io vi dico, uno di voi mi tradirà. I discepoli si guardavano l'un l'altro, non sapendo bene di chi parlasse. Ora uno dei discepoli, quello che Gesù amava, si trovava a tavola al fianco di Gesù. Simon Pietro gli fece cenno di informarsi chi fosse quello di cui parlava. Ed egli, chinatosi sul petto di Gesù, gli disse: «Signore, chi è?» Rispose Gesù: «E colui per il quale intingerò il boccone glielo darò». E intinto il boccone lo prese e lo diede a Giuda, il figlio di Simone Iscariota. Allora, dopo il boccone, Satana entrò in lui. Gli disse dunque Gesù: «Quello che vuoi fare, fallo presto». Nessuno dei commensali capì perché gli aveva detto questo. Alcuni infatti pensavano che poiché Giuda teneva la cassa, Gesù gli avesse detto: «Compra quel che ci occorre per la festa», oppure che dovesse dare qualcosa ai poveri. Egli, preso il boccone, subito uscì. Ed era notte. Quando fu uscito, Gesù disse: «Ora il Figlio dell'uomo è stato glorificato e Dio è stato glorificato in lui. Se Dio è stato glorificato in lui, anche Dio lo glorificherà da parte sua e lo glorificherà subito. Figlioli, ancora per poco sono con voi, voi mi cercherete. Ma come ho detto ai giudei, ora lo dico anche a voi, dove vado io, voi non potete venire». Simon Pietro gli disse: «Signore, dove vai?» Gli rispose Gesù: «Dove io vado, tu per ora non puoi seguirmi, mi seguirai più tardi». Pietro disse: «Signore, perché non posso seguirti ora? Darò la mia vita per te». Rispose Gesù: «Darai la tua vita per me? In verità io ti dico, non canterà il gallo prima che tu non mi abbia rinnegato tre volte». Parola del Signore. Meditiamo questa parola misteriosa dalla prima lettura dal profeta Isaia, perché può aiutarci a capire qualcosa della passione di Gesù e anche di alcune prove della nostra vita. La parola è questa, che vi invito a ripetere con me: invano ho faticato, per nulla e in vano ho consumato le mie forze. Ma certo il mio diritto è presso il Signore. La mia ricompensa presso il mio Dio. E questa parola di Isaia getta uno sguardo su una sofferenza molto profonda di Gesù nella sua passione,
che è la intuizione, la comprensione che tutto il suo sangue sarà versato in vano per tante persone. Gesù fa il suo sacrificio per tutti, ma già sa che alcuni lo accoglieranno e altri no. Questa è una grande sofferenza, perché gli fa sentire proprio come un fallito, nonostante tutto l'impegno, la generosità, l'amore che ha messo. Che cosa sostiene Gesù in questa grande prova? La certezza di aver compiuto ciò che il Padre voleva da lui. E perciò il profeta, questo è un profeta antico, credo che sia nel secondo Isaia, siamo sui 100 anni prima di Gesù, dice: ma io so che il mio diritto è presso il Signore e la mia ricompensa presso Dio. E quindi questa certezza di aver fatto la volontà di Dio, nonostante l'apparente fallimento, ma anche vero fallimento per tanti uomini che non l'accetteranno, sostiene Gesù. Questo ci aiuta a capire qualcosa che può succedere, a volte succede nella nostra vita, che Dio permette per farci maturare nell'adesione a Gesù. Che cosa succede? Succede a volte soprattutto negli affetti familiari, in alcuni affetti importanti della vita, che uno fa tanto per una persona, per un figlio, per un coniuge, per i sacerdoti, per dei fedeli, eccetera. Fa tanto, poi alla fine uno vede proprio, almeno ha l'impressione, che non è servito a niente, non è stato raccolto tutto quell'amore e quel lavoro che è stato fatto, ci si sente proprio inutili, falliti, senza nessun frutto. Ecco, quando ci succede questo dobbiamo ricordarci di Gesù, che ha già patito questa grande sofferenza e permette questa cosa nella nostra vita per renderci più simili a sé. E quindi, confortati da questo mistero, anche noi dobbiamo dire: ma io so che il mio diritto è presso il Signore e la mia ricompensa presso il mio Dio. E concludo citando a proposito un'altra parola di Gesù, che dice: chiunque darà anche solo un bicchiere di acqua fresca a uno di questi perché mio discepolo, in verità vi dico, non perderà la sua ricompensa. La ricompensa che viene da Dio. A volte umanamente la ricompensa non c'è neanche un grazie, a volte siamo pure malintesi, però Dio vede e ricompensa tutto, anche solo un bicchiere d'acqua fresca. Così sia per noi.